Ciao a tutti, benvenuti, buonasera, buona serata al secondo incontro di distanti di Badminton. Il primo è stato fatto venerdì scorso e oggi replichiamo e così sarà per tutti i prossimi venerdì già calendarizzati fino a fine marzo. Poi sicuramente continueremo ancora, però abbiamo già calendarizzato, diciamo, quasi 3 mesi. Quindi, distanti di Badminton cos'è? Sono questi webinar che sono dedicati a tutti, quindi tecnici di badminton qualificati, insegnanti di scienze motorie, giocatori appassionati, curiosi, anzi vi esorto a sponsorizzarlo e mandare link di iscrizione a chiunque vogliate. Tutti i venerdì, dalle 21 alle 22, cosa facciamo? Spiego un esercizio, più esercizi, una progressione. Spero che ci sia un po' di interazione tra me e voi, ma anche fra di voi, anzi fra di voi. Potete già appunto partecipare scrivendo in chat, quindi anche se io magari non vedo subito le vostre domande, può rispondere qualcun altro al mio posto, anche perché ci sono tanti allenatori di badminton collegati molto bravi. Possibilità anche di richiedere una tematica, anche se io cerco da venerdì a venerdì di dare un certo taglio progressivo, ecco, sono partito molto basico da venerdì scorso. Ricordo di prendere appunti, soprattutto magari per i colleghi di badminton, quindi i tecnici di badminton, ecco, segnati un po' quello che viene fatto in modo da crearti un tuo eserciziario personale, solo come tu lo intendi, perché io lo spiego in un modo, tu magari te lo scrivi in un altro, che lo capisci solo tu. Vi ricordo che il link di iscrizione è valido per tutti gli incontri fino a marzo, quindi adesso vi siete già registrati con lo stesso link di stasera, usatelo anche per i prossimi venerdì, fino a fine marzo. Tutti i webinar sono registrati e sono inseriti nel canale YouTube federale. Ok? Quindi, interrompo un attimo, cosa vuol dire? Che se voi andate qui, ok? Questo è il sito della federazione, ok? Potete trovarli in due vie, questi webinar registrati. Quindi se vi siete persi un pezzo o una sessione, potete ritrovarli qui. Vedete che c'è questo rettangolo con scritto formazione a distanza. Clicco lì sopra, ok? C'è scritto formazione a distanza dedicata qui a chi? Noi siamo tecnici, insegnanti, ecco tecnici, ok? E quelli che nella fattispecie stiamo facendo questi venerdì, li trovate qui in esercizi, qui ne trovate anche degli altri, ok? Ad esempio, se io apro tecnica e tattica, trovate ad esempio i colpi a rete, i colpi a metà campo, tipo vado qui, colpi a rete, e vedete. Trovate già, ecco, i video, ok? Quindi potete vedere il video e scaricare anche la scheda in allegato. È tutto gratuito, sempre. E invece, per quanto riguarda questi webinar di esercizi, andate qui e le troverete registrate qui dentro. Adesso è ancora vuoto, il video della scorsa settimana del primo webinar lo stanno lavorando, è finito, quindi lo inseriranno brevissimo. Oppure l'altra via è quella di andare su YouTube, ok? Quindi cliccate FIBA Badminton, cioè Federazione Italiana Badminton, eccolo qua. Vi potete iscrivere, iscrivendovi gratuito, sempre con la campanella almeno è attiva, e quindi vi arriveranno le notifiche. E anche qui nelle playlist verrà creato, ci sarà una playlist, magari con scritto Webinar Esercizi, dove troverete tutto quello che è stato fatto venerdì scorso, oggi e via dicendo. E trovate anche altro, tra cui i colpi di badminton. Quindi se qualcuno non conosce i colpi, come si chiamano, ma anche un po' come si eseguono, li trovate qui. Oppure anche sul sito, come vi ho fatto vedere prima. Allora, se vi ricordate, l'altra volta abbiamo visto degli esercizi molto semplici dove giocavamo sotto mano, ok? Allora, se mi vedete, giocando sotto mano, cosa vuol dire sotto mano? Vuol dire giocare dal basso, ok? Quindi giocare o di diritto o di rovescio dal basso. Sopramano vuol dire giocare, tra virgolette, mezza altezza, sopra la testa, ovviamente colpire il volano sopra, dall'alto. E l'altra volta, lo scorso venerdì, abbiamo fatto alcuni esercizietti per giocare sotto mano. Vediamo altro oggi, ok? Ricondivido lo schermo, ok, eccomi qua. Quindi l'altra volta abbiamo utilizzato il campo, perché il campo di badminton è comunque già una scacchiera che ci permette di
andare a giocare in zone circoscritte e quindi andando a giocare, ad esempio, questa zona contro questa zona, come ho fatto vedere prima, questa zona contro questa zona, o zone più grandi che l'altra volta abbiamo definito, perché nel badminton così le chiamano quarter, cioè questo è il detto quarter, anche questo ovviamente, anche quello dall'altro lato, o anche box, cioè la scatola. Andavo a giocare in queste zone del campo, quindi immaginate i giocatori che, scusate, ho sbagliato, i giocatori che palleggiano in questa zona del campo, piuttosto che in queste zone del campo qui, piuttosto che frontalmente, quindi immaginate questo box, ok, con il volano che passa da una parte all'altro. E l'altra volta ho consigliato di fare tutto senza rete. Perché? Perché la rete è un ostacolo, perché la rete va superata, perché la rete, se il volano ci va dentro, cade per terra, bisogna raccoglierlo, si perde tempo, si gioca poco, si ripete poco, si automatizza poco. Quindi la rete, io la leverei sempre agli inizi. Cosa vediamo oggi? Vediamo invece qualcosina, già per andare a colpire sopra la testa, ok? Quindi diciamo i colpi che vengono colpiti, i volani che vengono colpiti il più in alto possibile, perché comunque, diciamo, una regola non scritta nel badminton qual è? Colpire il volano il prima possibile, quindi cosa vuol dire? Se il volano mi arriva incontro, cerco di andargli incontro, lo colpisco presto, perché prima lo colpisco io e meno tempo avrà il tuo avversario, quindi è una lotta veramente che si gioca sui secondi, mezzi secondi, 1000 secondi. E ovviamente un'altra regola non scritta è quella di colpire il volano il più alto possibile, perché più alto io colpisco il volano, più alto io lo colpisco, più ho la possibilità di dargli angolo, ok? E quindi di andare a giocare il volano anche bene sotto la rete del campo avversario, ma anche lì colpendolo anche il più alto possibile vuol dire che lo colpisco prima perché non lo faccio scendere. Quindi colpirlo alto vuol dire anche spesso e volentieri nel badminton, ok, andare a saltare. Qui ho la soffitta, non posso. E infatti i giocatori di badminton si caratterizzano per una elevazione non indifferente, ok? E allora questo è il colpo che possiamo vedere. Che è un colpo sopra la testa e si chiama clear, che in inglese vuol dire pulito, ma perché? Perché quando viene colpito, se viene colpito bene con la tecnica giusta, si sente un suono pam, pulito, come se fosse una deflagrazione, come se il sughero che appunto compone il volano detonasse, ok? E questo perché l'impatto viene molto, molto violentemente sul volano. L'altra volta vi ho fatto anche vedere, l'impugnatura per colpire sopra la testa un clear è quella a V, ok? Quindi con la racchetta tenuta di taglio, vedete, e le dita sulla racchetta che formano una V. Quindi questa non è l'impugnatura corretta, vedete che non c'è la V, è un martello, no? Ci deve essere questa V, quindi con questo dito indice che va un po' a fare da uncino sul manico della racchetta. E la tecnica poi qual è? È quella che assomiglia poi spesso alla tecnica che usano i pallavolisti quando attaccano, piuttosto che i tennisti, piuttosto che i pallanuotisti e via dicendo. Quindi andare a puntare il volano con la mano non della racchetta, io sono destro in questo caso, andare a puntare il volano, ok, preparare il colpo, far sì che il colpo venga caricato, cosa vuol dire? Il colpo caricato vuol dire che la racchetta va dietro, ok? In questo momento vedete, andando la racchetta dietro, il gomito avanza, ok? La racchetta va dietro, intanto si compie una rotazione, ok? E poi andare a colpire il volano il più alto possibile, quindi il gomito continua a salire, levo la racchetta, quindi non deve essere questo, ma continua a salire in alto in modo che colpisco il volano il più alto possibile. E fondamentale, se si usa bene le rotazioni, ok, usa bene le rotazioni, si riesce a colpire molto forte e bisogna accelerare velocemente il braccio, quindi bisogna sentire la racchetta, non so se lo sentite da casa, vediamo, la racchetta fischiare. Prendo quella lunga che ovviamente fischia di più perché ha più stelo. Aspetta, sentite un po'. Ho beccato la scrivania. Ok,
Adesso ho il gomito basso perché purtroppo becco il soffitto, ma si deve sentire la racchetta fischiare. Fischia se appunto compio una rotazione supino e compio una pronazione. Quindi cosa succede? Nel punto più alto andrò a colpire il volano piatto perché ho la racchetta di taglio, ok? Che va dietro la schiena, ok? Come se dovessi metterla in uno zainetto. Questa potrebbe essere l'indicazione, mettete la racchetta in uno zainetto, ok? Vado a colpire, ovviamente, se non compio la rotazione, non posso colpire il volano così. Vado a compiere la rotazione, quindi questa pronazione, ok? Questa rotazione interna, colpisco il volano. Quando il volano poi è colpito, immaginate che sia lassù, colpisco la rotazione continua, ok? Quindi il segreto è fare questo più questo imprime una velocità, una forza e una profondità al volano che permette di viaggiare su tutto il campo, che poi non è così lungo, che è 13 metri, e permette al volano di fare questa traiettoria. Il clear è questo colpo che da fondo campo, ok, va a fondo campo, con una traiettoria che può essere molto alta, difensiva, o una traiettoria un pochettino più tesa. Se è un colpo d'attacco. Quindi segreto per un buon clear, grip a V, perché se io gioco con grip a padella, come fanno i principianti, così, vedete, colpiscono piatto e perché non riescono a dare profondità? Perché non ruotano l'avambraccio, cioè stanno usando soprattutto la loro spalla, stanno giocando con la spalla e con un movimento di flessione e estensione, ma non c'è la flessione e estensione più rotazione, rotazione, quindi coinvolgimento poi di tutto l'arto superiore e non solo, perché poi anche un buon clear viene fatto ponendosi di lato sul volano e quindi anche ruotando il busto per imprimere anche più forza, più velocità, più profondità. E questo è il segreto per giocare un buon clear. I principianti non hanno un buon clear perché uno sono frontali, cioè giocano così, ok? Sono frontali invece di porsi di lato sul volano. Sono frontali, poi hanno il grip a padella e spesso che colpiscono anche basso, colpiscono così e vedete, non c'è la rotazione perché se io ruotassi al momento di colpire, troverei la racchetta di taglio e non posso colpire il volano con la racchetta di taglio, ok? Lo steccherei. Quindi se io invece ho il grip a V, ruotando, trovo la racchetta piatta. Quindi ricordatevi sempre, fondamentale mettere la racchetta in mano corretta ai principianti, perché sennò poi si vanno a sviluppare delle tecniche che purtroppo ti basta qualche ora a giocare male e poi andare a levarle. Ti assicuro che i tecnici, gli allenatori, gli insegnanti fanno poi una grandissima fatica. Ok, fatto un attimino una piccola spiegazione sul clear, ma possiamo vedere anche il colpo, eh? Un attimino che vado a prenderlo, eccolo qua. Il colpo, questi colpi sono quelli che trovate sul sito o su YouTube, ok? Eccolo qua, questo è il colpo del clear. Lo metto tutto schermo, ok, eccolo qui. Ecco, vedete che mi pongo laterale sul volano, ok? Ok, ponendosi laterale c'è poi la possibilità che il piede posteriore, ok, non la possibilità, la certezza, che il piede posteriore passi, ok, a essere anteriore. E cosa succede? Quindi dopo un colpo così, praticamente stai facendo una sforbiciata che può essere o con i piedi quasi a terra o saltata anche, una forbiciata saltata che ti permette poi di andare avanti, seguire il volano, tornare al centro del campo, insomma, andare un po' dove poi dovrai andare per il colpo successivo. Vedete poi nella parte di destra il clear è un colpo che da fondo campo viaggia fino a fondo campo. Guardate la parte di destra. Ecco,
Ok, quindi preparo il colpo, la racchetta e la mano formano una specie, se vedete, di triangolo, ok? Una specie di triangolo. Perfetto, questa è la preparazione del colpo. Grip di base, che abbiamo detto anche l'altra volta, puoi chiamarlo grip AV o grip di base, è la stessa cosa. Benissimo, vado a adesso caricare il colpo e vedete che la racchetta andrà nel famoso zaino. Intanto vedete che le gambe iniziano a invertire di posizione. Ok, ecco la racchetta, vedete che è qui, è puntata a terra. Il gomito, vedete come sale? Non è qui il gomito. Il gomito deve salire in alto. Perfetto, vado a caricare il colpo, vado a colpire il volano, ok, che qui si è perso perché c'è il muro bianco, però c'è il mirino, vedete che il mio braccio è esteso, ok, e colpisco il volano il più alto possibile. Il clear si colpisce. Il volano si colpisce davanti alla spalla, vedete che qui questa è la mia spalla, ecco, se vado su col mouse, ecco, trovo il volano che è qui, quindi è sopra davanti alla mia spalla. Vado. La racchetta poi, se voi guardate qua a sinistra, guardate a sinistra, la racchetta nell'impatto, immediatamente dopo l'impatto, ruota, cioè continua la pronazione in modo che le tue nocche siano all'interno, rivolte verso lo sterno. E dopodiché la racchetta viene recuperata davanti a te per il colpo successivo. Ok, e questo era il clear. Allora, cosa possiamo fare, ad esempio, noi con il clear? Possiamo fare questo. Immaginiamo, questo è un campo da badminton, ma se non ce l'hai tracciato, puoi mettere dei riferimenti per terra, ok? Pezzi di scotch, quello che vuoi. Non delle cose ingombranti tipo cinesini che ovviamente possono essere pericolosi, ma basta un pezzo di scotch, carta, quindi poca spesa, tanta resa. Ecco, possiamo mettere sei giocatori in campo, ok? Quindi immaginate che questi quadrati siano dei giocatori che si scambiano, ognuno gioca a coppie. Immaginate quindi la coppia grigia, ok? Scusate, il giocatore grigio gioca con quello viola, l'arancione col nero e il giallo con l'azzurro. E ognuna gioca il suo clear, quindi questi giocano il loro clear, ok, questi giocano il loro clear, ok, e questi giocano il loro clear. Perfetto. E quindi in un campo così si va a giocare, vedete, in 6 e posso andare a sviluppare solamente il clear. Però qual è, a mio avviso, l'utilità di tutto ciò? Allora, se avete il campo, ovviamente avete dei binari tracciati. E appunto l'utilità è quella che se io sono sul corridoio, vedo questo binario tracciato, ho un po' un punto di riferimento dove andare a incanalare il mio volano, come se fosse una pista di atterraggio. Quindi ecco, vado anche un po' a lavorare sulla precisione del colpo. Oltre che, essendo tu in un campo, in un piccolo campo, in un corridoio, i tuoi piedi, puoi utilizzarli per appunto rimanere in quella dimensione e quindi poi porti anche come postura molto meglio sul volano. Quindi immaginate, adesso quando lo vedete, immaginate che qui per terra ci siano delle righe parallele. Ecco, immaginate che arriva il volano, mi metto così, forse vedete meglio. Immaginate che ci sono delle righe parallele, arriva il volano, io con i piedi mi pongo così, faccio rivedere, mi pongo così in questo modo, vado per colpire e faccio il passo in avanti, rimanendo col corpo, con la mia postura, un po' contenuto in questo corridoio. Quindi questo giocatore lo può fare, questo anche, questo anche, questo anche, questo, vabbè, questi possono tenere questa linea di riferimento e appunto con i piedi fare questo lavoro. Adesso lo faccio vedere con l'altro campo, è più facile. Ecco, voi immaginate quindi che qui se c'è un giocatore, no? Ok, perfetto. E qui appunto c'ha i suoi piedi. Adesso immaginiamo che giochino qui, Giochino clear qui, ovviamente non qua perché è troppo vicino, che sia molto più lontano. Cosa succede? Questo giocatore arriva il volano, ok, quindi cosa fa? Si pone di lato, ok, quindi non sta frontale. Colpirà il volano, come avete visto prima nel video, quando poi si colpisce il volano, ci sono i piedi che scambiano di posizione, i piedi, ovviamente, gli arti inferiori, e si fa questa sorta di sforbiciata, ok? Che può essere fatta senza saltare o saltando.
Ecco, quindi la prima cosa che si può fare è appunto giocare in 6, okay? Ognuno sugli angoli del campo, considerando anche la linea mediana, questa si chiama linea mediana del campo, okay? Che taglia il campo in due, che viene utilizzata solo quando si serve, quando si riceve, un po' come nel tennis, ecco, e si può andare a fare questo esercizio in 6, ok? Ovviamente non fare 3.000 clear di fila perché sennò ci si smonta la spalla, ok? Richiedete molta concentrazione in modo che cerchino di fare dei colpi precisi, dei colpi che siano il più alti possibili e cercate di curare la tecnica. Quindi ricordatevi, grip a V, arriva il volano, non sto così ma mi pongo di lato. Questo lavoro tra l'altro si può fare anche seduto, ok? Anche in ginocchio per terra, piuttosto che a gambe divaricate per terra, piuttosto che appunto, vedete, sono qui in questo modo, ok? Gambe incrociate, come si vuole. All'inizio va bene farlo anche senza usare le gambe, perché almeno mi concentro sul gesto della racchetta e sul busto. Quindi così, ecco, fare questo movimento, questa è la rotazione finale, vedete le nocche sono sul lato interno del mio corpo. Quindi anche questo lavoro, ok, vado a farlo e mi permette di concentrarmi bene sul braccio. Poi posso aggiungere anche le gambe se voglio lavorare un po' concatenando tutte le fasi del movimento e anche tutte le parti del corpo che devono essere utilizzate nel badminton. Cosa posso fare anche utilizzando solo il clear? Abbiamo visto solo il clear. Posso fare un esercizio così, tanto qui la rete potete sempre levarla. Posso fare un esercizio dove ho tre giocatori, ok? Metteteli dove volete, ho un volano, ok? E però ho solo due racchette, ok? Allora, se l'esercizio di prima potevo anche chiamarlo clear per sei, clear alla sesta, levata alla sesta, poi ci sono sei giocatori. Io di solito quando faccio degli esercizi ci metto sempre un nome che mi piace. E se metto un nome che mi piace, è un nome che poi me lo ricordo, quindi non devo andare poi a vedere come con gli esercizi, mi dico, Fabio, fai il clear elevato alla sesta, e mi ricordo che è quello. Il prossimo esercizio, io l'ho chiamato, tre giocatori, due racchette e un volano, perché mi ricordo subito che cos'è. Qui ho il video, ve lo faccio vedere, così capite subito com'è. Ok, un attimo che condivido. Ok, allora, vedete che ci sono... stiamo giocando senza rete, tre giocatori, qui ci sono due bambini, ok, anche abbastanza giovane età, ci sono anche io, ok, e abbiamo quindi tre giocatori, uno, due, tre, due racchette, vedete che ce l'ho io e ce l'ha questo ragazzo, e abbiamo solo un volano, quindi tre giocatori, due racchette e un volano. Come si inizia? Bisogna iniziare con due giocatori sullo stesso lato, ok? E poi si fa quello che vedete in monitor. Ok, faccio vedere. Vado. Ok, io come lo chiamo anche questo esercizio? Lo chiamo anche colpisci, perché colpisci il volano, passa, perché tu passi la racchetta al tuo compagno e poi lo chiamo scappa. Quindi potete anche chiamarlo colpisci, passa, scappa, perché è proprio quello che devi fare. Allora, guardate me, concentratevi su di me in questo momento. Colpisco, ok, passo la racchetta e scappo. Ok, guardate, colpisco. Passo la racchetta e scappo. Ovviamente poi devo prendere l'altra racchetta perché poi tocca di nuovo a me colpire, non posso colpire con le mani. Quindi guardate sempre me. Ecco, ricolpisco, passo la racchetta e scappo. Ok, colpisci, passa, scappo. Allora, se vedete tutti e tre questi giocatori, guardate soprattutto i bambini, non guardate me, ecco, hanno già un modo di colpire molto bello perché non giocano frontale, ma come vi ho detto
ruotano, ok? Portano la spalla della racchetta dietro e poi la spalla della racchetta in avanti, che è quello che invece i principianti non fanno perché giocano frontale. E guardate ad esempio questo bambino appunto con la maglia rossa, guardate, arriva al volano, ecco, vedete che si pone di lato sul volano. Questa è la postura giusta per andare ad aggredire il volano. Lo colpisce e scappa. Ok, io metto in gioco il volano, come vedete, con un servizio dal basso, che per i principianti può essere molto molto difficile. Il servizio di diritto dal basso è molto difficile, è un colpo molto complicato perché richiede una tecnica un po' lunga a livello di oscillazione della racchetta. Potete mettere in gioco il volano, ok, anche in questo modo, voglio dire. Immaginate che, appunto, partiamo con l'esercizio, avete visto come partivamo? Sono io con una racchetta, un mio compagno di fianco e uno là davanti. Invece di mettere in gioco il volano così come facevo io, che non è per nulla facile, ricordatevi, non iniziare mai a insegnare il servizio di diritto perché è difficile, insegnate il servizio di rovescio, quindi con il pollice sulla scritta, sulla marca della racchetta, qualsiasi marca sia, il pollice qui, ok? Prendo il volano, lo metto davanti e faccio questo. Questo è il modo più facile per mettere in gioco il volano. È ovvio, non può salire così tanto il volano, però iniziare così a scambiare. Ma appunto, se questo esercizio è un ostacolo perché non si riesce a mettere in gioco il volano, posso metterlo in gioco così. Parto io, immaginate che sono in piedi, alzo il volano in aria, simulo già un clear, ok? E poi passo la racchetta e scappo. E quindi potete chiamarlo tra il giocatore di un racchetto e un volano, oppure, come ho detto prima, il colpisci, passa, scappa, ok? Potete un po' chiamarlo come più vi pare. E tra l'altro, da qui potete pensare a fare anche delle variazioni. E intanto guardo che c'è una domanda. Thomas Padovan mi dice: Ciao Thomas, dal Veneto. Volevo chiederti un consiglio più che domanda. Spesso mi trovo a lavorare nelle scuole con classi numerose. Dopo aver lavorato con i colpi sotto mano della quarta o quinta lezione, cerco di introdurre il colpo sopra la testa partendo dall'impugnatura corta. Punitura corta, cosa vuol dire? Racchetta corta, meglio ancora racchetta tenuta così. Se avete queste racchette corte, nelle scuole elementari sono molto utili, ma anche in scuole medie superiori, quando troviamo dei ragazzi poco abili. Allora, cerco di introdurre il colpo sopra la testa partendo dall'impugnatura corta, ma spesso hanno difficoltà a capire perché erano soliti giocare con il grip a padella. In più si stancano facilmente con l'impugnatura corta. Secondo te è meglio partire già con l'impugnatura lunga per insegnare loro il movimento sopra la testa? Tra lasciare l'impugnatura corta, come ho detto prima, Thomas, tu lo scrivi. Il problema è che loro hanno giocato un po' di tempo con la racchetta padella, ok? E quando gli si insegna con la racchetta padella, ma perché non è che gli si insegna con la racchetta padella, non gli si insegna altro. Se la gente gioca con la racchetta padella è perché non gli è stato insegnato niente. Quelli che non la usano a padella o sono molto dotati, o perché magari vengono dal tennis, vengono dallo squash, dal padel, dal tennis tavolo, quindi sanno che si tiene anche così la racchetta sui colpi dall'alto, il grip continental, come viene chiamato nel tennis. E quindi, Thomas, il fatto che se hanno giocato per un po' di tempo con il grip a padella è difficile estirparlo, poi soprattutto nelle scuole dove non è che hai tempo di lavorare su quelle cose lì, nelle scuole già ti accontenti che palleggiano. È più facile con un tabula rasa, cioè con un ragazzino, un bambino che non ha mai fatto nulla, insegnargli molto meglio. E quindi ti direi, lascia perdere con quelli che giocano a padella se non riesci a levargliela, e con i nuovi che riesci tu magari ad allenare a scuola, andando a fare i progetti e insegnarla bene. Il lavoro che devi fare non è tanto sui ragazzini, ma su un insegnante, di cercare di fargli capire, guarda, che insegnare a giocare così e insegnare a giocare così cambia poco se tu glielo insegni. Non è che così sia più difficile. Poi i bambini, soprattutto quelli della primaria, sono delle spugne. Se gli insegni bene, e poi basta fargli vedere, e se non sei capace a fargli vedere, gli puoi far vedere un video, e loro i video apprendono tanto perché sono tutti già socializzati, ok? O youtubizzati, ok? Quindi imparano molto, molto velocemente. Quindi lavorerei appunto, Thomas, più sull'insegnante che sui ragazzini. È ovvio, si stufano con la racchetta corta perché lo vedono come un limite all'inizio. Però appunto nella scuola in primis il divertimento è più che la tecnica, ovviamente.
ci mettiamo con un po' di tecnica, male non fa, perché come ho detto l'altra volta, sono tutti poi tutte abilità che si possono trasferire in altri sport, vedi pallavolo, pallanuoto, pallamano ed eccetera. Ok, cos'è che si può fare adesso? Sempre ad esempio giocando con il clear, no? Ok, possiamo fare questo esercizio, ma più che un esercizio già possiamo considerarlo una partitina, ok? Allora immaginiamo, abbiamo il nostro campo da battito in palestra, se non ce l'abbiamo ce lo costruiamo con dei cinesini, con delle fettuccine, con dello scotch carta, quello che volete voi. Ok, immaginiamo che abbiamo, adesso, un giocatore qua e un giocatore qua, ok? Perfetto. E per vedere anche la bontà del colpo e avere anche un feedback immediato, tu come insegnante tecnico, ma anche loro come giocatori, possiamo utilizzare questo gioco. Possiamo richiedere ai giocatori di giocare dei clear, ok? Dei bei clear che cadano in questa zona del campo, ok? Quindi molto molto profondi. È un clear che cade in questa zona del campo, da qui a qui è un buon clear, ok? Un clear che se parte da qua, cade a metà campo, non è un buon clear perché l'altro ovviamente poi può attaccare molto facilmente il volano. Allora possiamo giocare a questo gioco, che possiamo chiamare ad esempio Piazza la Bomba. Ecco cosa succede. Questi giocatori, ok, quindi immaginate qua ce ne sono due, qua ce ne sono due, nei campi a fianco ce ne sono due, e appunto i campi ve li costruite voi, potete usare anche le linee che si intersecano in palestra, nella pallavolo, del basket e via dicendo, o mettere appunto dei cinesini. E il gioco qual è? Che può essere anche proprio una partita, trasformarla in partita, è che appunto il volano deve cadere in questa area. Quindi immaginate che deve cadere da qui, deve andare qui, da qui deve ritornare qua. Quindi immaginate questi giocatori che continuano a scambiarsi il volano che va da quest'area a quest'area. Cosa succede? Se uno dei giocatori, immaginate questo giocatore giallo, capisce che il volano sta per cadere corto, lo può lasciare. Lasciando il volano, lui cosa farà? Andrà a piazzare una bomba nel campo dell'avversario. Il campo dell'avversario, abbiamo detto che è questo, abbiamo identificato con questo. Allora, una bomba cosa può essere? Può essere un volano, ma ve lo sconsiglio perché poi si possono fare male, soprattutto poi si pestano e li rompiamo. E non è il caso. Può essere un foglio di carta, ok? Quindi puoi prendere un foglio di carta, ma meglio ancora un foglio di giornale, questo è un foglio di carta, un foglio di giornale, fate delle palline, ok? Perfetto. E queste palline vanno piazzate nel campo dell'avversario. Quindi cosa succederà? Rimetto il monitor, succederà che questo giocatore che ha lasciato questo volano, che era fuori perché era corto, oppure immaginate anche questo giocatore che fa il colpo e va lungo, e quindi questo giallo dice lo lascio, oppure che va a destra o a sinistra, comunque che va fuori, il giocatore giallo cosa farà? Andrà a piazzare nel campo avversario la pallottola di carta, ok? E la piazzerà ad esempio qui. Ecco, e si continuerà a giocare, quindi si rigioca, riparte il gioco, quindi immaginate clear, clear, e il giocatore rosso di nuovo lo tira fuori. Questo non è che lo va a prendere, lo lascia e piazzerà un'altra bomba e così via. O così via, ovviamente può fare anche l'altro, no? Se il giocatore giallo gioca corto, fuori, lungo, piazza anche lui le sue bombe. E si piazza un po' di bombe in modo da dare fastidio. Allora cosa succede? Che il giocatore a terra non solo deve controllare il volano che arriva, ma deve controllare anche i piedi perché non deve prestare le bombe. Perché cosa succede? Il gioco finisce quando uno dei giocatori, ok, ha pestato col piede una bomba, quindi diciamo che salta in aria. A quel punto lì si pulisce il campo, le bombe vengono messe fuori e si rinizia un'altra partita. Ovviamente, in base al livello dei vostri giocatori, potete utilizzare, rimetto il monitor, potete utilizzare dei campi più piccoli, se volete farli giocare veramente sulla precisione, un po' come abbiamo detto prima, no? L'esercizio che viene in 6, che utilizziamo i corridoi per fargli fare dei colpi belli lungolinea per far sì che in questa zona del campo loro girino bene i piedi. Ecco,
ma noi possiamo utilizzare appunto anche dei campi un pochettino più larghi, quindi facilitati, ok? E ad esempio possiamo farle giocare, che ne so, che il volano deve atterrare in questa zona, ok? E magari anche un pezzo qui dentro. Allora cosa possiamo fare? Se abbiamo i campi da badminton, possiamo sempre con lo scotch card, con i cinesini, tirare una riga. Quindi dire che il campo è questo, immaginate lo sto disegnando da qui, appunto, a qui. Ok? In modo che anche per i principianti, perché per un principiante arrivare da fondo campo è molto difficile. Ovviamente lì dovete ritagliare l'esercizio in base a chi avete davanti e le sue abilità. E quindi immaginate un campo così, e piazzare tutte queste bombe in campo, quindi chiamiamo il gioco piazza la bomba, che sono un pericolo, ma è carta, quindi non lo è, per il giocatore che deve cercare poi di andare a colpire il volano e non mettendo i piedi su queste bombe. È molto divertente, i ragazzi si divertono molto. E è molto bello perché appunto al di là del controllo del volano c'è il controllo anche dello spazio che contiene il tuo corpo e di come metti i piedi. Cosa succede? Che si vede poi questo, un attimo che lo faccio vedere, si vede poi questo, si vede i giocatori che per non saltare in aria adottano delle soluzioni molto belle con i piedi, cioè immaginate, aspetta, sposto il monitor, ecco così dovresti vedere i miei piedi, perfetto, ecco immaginate che lì ci sono un po' di bombe per terra. Iniziano a fare così, no? A schivarle, a scansarle, e questo è perfetto, è ottimo, perché si instaura, si innesca un gioco di piedi, ok? Che è fondamentale. I giocatori di badminton hanno dei piedi che devono essere delle molle, quindi non possono giocare con i piedi ancorati e saldati a terra. Ecco, e questo gioco qua è molto carino per tutte queste caratteristiche che ha. Perfetto. Ah, ci sono delle domande. Mauro, nelle primissime, Mauro Frau della Sardegna, ciao Mauro, nelle primissime fasi di apprendimento del clear, quanto consideri utile integrare un'assistenza meccanica come ad esempio un volano, un palloncino sospeso in aria? Sì, è molto importante perché appendendo qualcosa in aria fermo o anche mettendosi sotto un canestro e quindi andare a colpire con la racchetta il reticolo del canestro, ok? E quindi fare ciuff, ok? Sentire ciuff è importante perché avendo un punto fisso non devo calcolare il volano che arriva, la traiettoria, il tempo, la velocità e quindi ho meno elementi da controllare. Quindi se vogliamo proprio semplificarlo al 100%, guarda, io mi siedo su una sedia così non uso neanche i piedi, ok? Grip a V, ok? Arriva il volano. Cioè, arrivo al volano, metto un volano appeso, scusate, faccio il mio movimento e vado a colpirlo. Ok? Quindi potete mettere qualcosa di sospeso. Ovviamente sono tutte cose che puoi fare nei club, perché a scuola diventa molto, molto noioso e puoi farlo a tutti. Però molto importante, Mauro, sì. Sergio Garzotto, e come giocare a spinning con la rete e con penalità? Sì, esatto, Sergio. Marco Tarabusi, da Modena. Si possono utilizzare anche le tigelle da mangiare al posto delle palline di carta? Potrebbe essere che poi alla fine chi ha più tigelle in campo è un obeso, perché poi se le deve mangiare tutte. Non va bene per la dieta. Ok, potete utilizzare cosa volete. Io potete mettere dei tappi, delle palline di carta. Io solitamente metti i volani, perché metti i volani che rimangono in piedi e sono fastidiosi, proprio schivarle con i piedi, non si è mai fatto male a nessuno. Se si pesta un volano, non si è mai fatto male a nessuno. Il fatto che la rompi se le pesti e il materiale fa sempre gola a tutti, è sempre meglio tenerlo. Allora, rimetto un attimo lo schermo. Perfetto. Allora, il prossimo esercizio possiamo chiamarlo, io l'ho chiamato il triangolo, ok? Non in onore di Renato Zero, ma triangolo perché c'è una disposizione iniziale triangolo. Ok, allora immaginiamo, ci sono tre giocatori qui, ok? Le vedete? Giocatore nero, grigio e arancione. Poi c'è un giocatore giallo al di là della rete, praticamente posizionato come il suo compagno. Quindi immaginate che sia qui. Questa nel badminton, questa intersezione di righe nel badminton la chiamiamo la T, ok? Quando quindi sentite mettiti sulla T, ok? Sei qui, perfetto. E poi abbiamo altri giocatori, ok? Che sono qui, ok? E che sono qui, ok, perfetto. Quindi vedete che si forma un triangolo, ok, tra questi giocatori qua, perfetto, ma si forma anche un triangolo tra questi giocatori qua. Allora i triangoli
mio avviso sono due. Possiamo chiamarlo, allora, che l'ho disegnato in questo momento, possiamo chiamare l'albero di Natale, ok? Io ripeto, dategli sempre un nome agli esercizi, e ripeto, se siete ligi al dovere, tutto quello che sto dicendo, a parte che potete rivederlo su YouTube, ma scrivetevelo, fatevi un vostro manualetto, gli esercizi. Allora, com'è l'esercizio? Allora, cosa succede? Che questi giocatori qua, quindi del triangolo, della punta dell'abete di Natale, ok, ognuno ha un tot di volani, ok? Quindi immaginate che questo giocatore qua ha 10 volani, ok? Se li può tenere per terra e ne prende uno a uno, oppure li può tenere tutti in mano. Questo giocatore qua ha 10 volani, io dico 10, ma possono essere 3, 4, 5, quelli che volete voi, adesso i numeri ovviamente sono, potete costruirvelo voi, l'esercizio. Allora, cosa succede? Immaginate il giocatore azzurro, ok? Mi levo un attimo, il giocatore azzurro ha il volano in mano e lo lancia in alto. Intanto vedete che il mio lancio non è solo così, ma c'è una flessione e c'è anche una rotazione, che poi vado a simulare un diritto. Lo lancia il più alto possibile. Meglio ancora, il giocatore blu, poi rimetto il monitor, lo lancia in questo modo, ok? In piedi, io sono seduto per questioni di altezza, di tetto. Lancia il volano in questo modo, ok? Guardate il mio braccio, ruota dietro, ruota in avanti, e questo è il modo per dare altezza e profondità al volano. Il giocatore quindi lancia un volano in alto, ok? Rimetto il monitor, ok? Perfetto. Allora, cosa succede? Questo giocatore quindi lancerà il volano in alto a questo, ok? Questo cosa farà? Farà il clear, il colpo che avete visto prima, quindi questo giocatore farà un colpo e siccome è posto appositamente in quel rettangolino là, diciamo che gli chiediamo di farlo atterrare lì, il più lungo possibile. Perfetto. Cosa succede poi? Una volta, nel frattempo, gli altri faranno la stessa cosa. Cosa vuol dire? Che diciamo quando l'insegnante dice via, questo lancia il volano, la stessa cosa fa questo, quindi questi due hanno lo stesso ruolo, giocatore azzurro, giocatore viola, e i giocatori qui a fondo campo devono fare il clear. Quindi questo giocherà un clear qui, mentre il compagno lo gioca dall'altra parte. Perfetto. Invece questa rete cosa fa? Il giocatore a rete farà un colpo sottomano, detto net, cioè da qui farà andare il volano qui. Allora, quindi, vediamo prima il ruolo della punta dell'abete, che sono loro. Questi fanno un colpo verso l'alto, cioè simulano un clear ma senza racchetta, intanto si stanno allenando per poi quando faranno il cambio per fare lo stesso lavoro con la racchetta, mentre questo giocatore qui, questo giallo che vedete qua, cosa farà? Lancerà semplicemente tenendo il volano in mano, ripeto, può tenere un po' di volani, oppure li prende da per terra, oppure c'è una sedia vicino che li raccoglie, lancerà il volano in questo modo, vedete che metto sempre un po' di rotazione, lancerà il volano in questo modo, al di là della rete, ok? In questo modo. E il giocatore davanti a lui cosa farà? Facendo un piccolo affondo, andrà a colpire il volano, giocherà un colpo corto che si chiama net nel badminton. Quindi lo può fare di diritto o lo può fare di rovescio, è indifferente, ok? In base anche se il volano gli andrà più a destra, gli sarà andato più a destra piuttosto che a sinistra. Ecco, quindi riprendiamo i ruoli. Abbiamo detto, questo gioca un volano sottomano, questo fa un net, quindi praticamente glielo rimanda. Potrebbe anche essere che appunto questo giocatore grigio fa il net e questo giocatore giallo lo riprende, così è pronto per il prossimo lancio. Questi due fanno dei clear, questi due lanciano con le mani sopra la testa e simulano dei clear. Allora, il triangolo perché? L'allenatore, l'insegnante dice, pronti, via, tutti e tre assieme. I feeder nel badminton vuol dire lanciatori, ok? Coloro che feed, in inglese feed vuol dire che alimentano il gioco, che alimentano l'azione, che mettono il volano in campo. Al via i feed lanciano il volano e una volta questi tre giocatori effettuato il loro compito, cosa fanno? Vanno a scambiarsi di posto, ok? Quindi immaginate che questo gioca il suo colpo e prende il posto del giocatore grigio. Nel frattempo, il giocatore grigio starà andando qua,
E il giocatore nero sta andando là, vedete che si scambiano di posizioni, ok, ruotando, ok, in senso anti-orario, ok? Oppure potete farle ruotare anche in senso orario, decidete voi, ovviamente, ok? Come ho detto prima, 2, 3, 5 volani, terminati i volani, ok, si cambiano, quindi la punta dell'abete prende il posto degli altri e via dicendo. Ma invece di fare questo colpo lungo, che si chiama clear, ok, vado un attimo a cancellare un po' di script, invece di fare il colpo lungo, che appunto eseguivano i giocatori a fondo campo, cioè questi due, si può fare un colpo che da fondo campo cade al di là della rete, che nel badminton si chiama drop, come goccia, ok, adesso ve lo faccio vedere con la traiettoria, tanto l'esercizio penso, credo che l'abbiate capito. Come si svolge? Ecco, invece di fare, eccomi qua, di fare il clear, che abbiamo detto questo colpo che va lungo, i giocatori qui fanno un drop, che è un colpo che cade al di là della rete, ok? Invece questo giocatore qua, invece di fare il net, lo dice la parola stessa, no? Net, rete, quindi gioco vicino alla rete, invece di fare un net, gioca un lift, come elevatore, ascensore, elevare, alzare, ecco un lift è un colpo che dalla zona frontale del campo, ok, quindi diciamo da questa zona qua, dalla zona frontale del campo, e cade, se è un buon lift, profondo, cade a fondo campo, ecco quindi il lift è questo colpo qui, ok, quindi immaginatelo alto, adesso ve lo faccio vedere. Drop è questo invece, con la stessa tecnica, quindi perché bisogna insegnare possibilmente bene? A parte perché, non solo per il bambino, perché potremmo trasferire il gesto, ma perché poi il colpo praticamente, il colpo si riproduce in altri colpi con la stessa tecnica, cambia solamente poi l'accelerazione della racchetta, quanto spingo. Stessa posizione di prima. Stesso modo di colpire, ma più dolce. E cosa succede? Che il volano, invece di andare come era il clear da fondo campo cade vicino alla rete, e questo è il drop. Ok, invece il net, vado a prendere anche il net, quel colpo che dalla rete va al di là della rete, ok? Questo di rovescio, ma si può fare anche di dritto, ovviamente. Ecco, vedete, il volano da qui cade vicino alla rete. Ok. Molto semplice, perché basta mettere la racchetta sotto il volano e diciamo che il colpo va da solo, eh? Il volano rimbalza sulle corde e il gioco è finito. A differenza del lift, invece, che bisogna farlo ruotando l'avambraccio, vedete che il segreto di questo sport non è il polso. Adesso qualcuno dice: Bambino si gioca di polso, dice una castroneria incredibile. Bambino si gioca con l'avambraccio. Il polso si usa in alcuni colpi, prepara, chiude, ma non è che da solo spinge, il polso non può fare niente, ok? E il braccio è l'avambraccio che ruota. Ecco il lift invece, che è l'altro colpo che può giocare il giocatore sulla T, vi ricordate il posto sulla T, è questo qua, ok? Sempre impostato come il net a livello vedete, sembra un net, ma poi il volano viene spinto via. Vedete, il volano viene ricevuto dalla rete vicino alla rete come il net, ma invece poi di cadere qua, vedete che cade a fondo campo. Quello va perfetto, tra l'altro, è caduto sull'incrocio, se avete visto. Non mi verrà mai più in vita mia. Non so quante volte l'avrò registrato per farlo cadere lì. E questo è il lift, ok? Quindi cosa succede? Rimetto lo schermo, scusate. Allora, se nella prima versione dell'esercizio questi giocatori facevano il clear e questo faceva il net, nella seconda versione può essere che questi fanno il drop da fondo campo, quindi quel colpo che va corto, e questo fa il lift. Ok? Questi fanno sempre lo stesso lancio, non cambia niente a loro, alla punta dell'abete. Vogliamo dare un'altra variazione? Vedete che da un esercizio ne possono nascere, io dico sempre, veramente infiniti. Dipende tu quanta fantasia hai, dove vuoi lavorare,
su cosa vuoi lavorare. Cosa possiamo fare? Possiamo mettere dei bersagli, quindi immaginate qua mettiamo delle scatole, ok, delle scatole o qualsiasi cosa, dei cerchi, e chiediamo a questi giocatori di far finire il clear dentro il cerchio, ok? Di far finire il clear dentro il cerchio, di far finire il net dentro il cerchio. Oppure possiamo mettere dei bersagli qui per dire ai giocatori a fondo campo, ok, fammi finire il drop vicino alla rete. Oppure a questo giocatore qua, fammi finire il lift a fondo campo, ok? E poi possiamo far sì che diventi proprio una sfida. Quindi immaginate una specie di partita dove poi alla fine ognuno gioca per sé, ok? Ovvero cerca di fare il meglio di se stesso e possiamo dire, ok, inizia la partita, i feeder, che vi ricordo che sono la punta dell'abete, cioè questo, questo e questo, hanno quattro volani, ok? Quattro volani, ok? Noi mettiamo le nostre scatole, stiamo giocando con i clear, una scatola qua, mettiamo delle scatole molto grandi, così sono anche facilitate, scatole, cerchi, quello che volete, qui lo mettiamo per il net, immaginate che dall'altra parte, e i giocatori, il dato triangolo, il tronco dell'abete, fa l'esercizio, quindi, ok, fanno il clear, ok, poi ruotano, ok, e prendono la posizione dei compagni. Terminati i volani, ogni giocatore, oppure c'è l'allenatore o un compagno che aspetta il turno, che dice, ok, Marco, che questo nero, ha fatto due canestri, Gianluca, che l'arancione, ne ha fatti 5, Luca, che il grigio, ne ha fatti 0. Si cambia il trio e si gioca un po' così e l'allenatore può dire, vince che ha fatto più canestri, oppure il gioco finisce quando il primo giocatore totalizza 30 canestri, che ne so, un numero a casa, e puoi creare appunto una competizione. Cos'è che possiamo ancora dire di questo esercizio? Di cercare di curare un pochettino, ovviamente tutto in progressione, un po' per volta, di curare un pochettino gli spostamenti. Cosa vuol dire? Che quando i giocatori nel triangolo del tronco, chiamiamolo mai così questo esercizio, no? L'albero di Natale, ok? Quindi quando i giocatori che devono ruotare, perché abbiamo detto che questi ruotano, mentre questi sono fissi, stanno fermi, abbiamo visto come lanciano con le mani, possiamo dirgli di cercare di eseguire dei movimenti consoni al badminton. Quindi immaginate, questo colpisce, corre in avanti, questo non è che si gira indietro perché non devi dare le spalle al giocatore, questo corre all'indietro, questo possiamo dirgli di spostarsi da un lato all'altro, da un rettangolino all'altro, come o correndo, oppure, siccome la distanza è molto poca, utilizzando dei passi, ok, dei passi chassé, ok, dei passi accostati, ok. Possiamo anche dirgli che mentre magari a fondo campo passano da un rettangolo all'altro, tenendo la racchetta così, fanno dei cambi di grip e aspettano poi il loro turno. I feeder, cioè la punta del triangolo dell'abete, devono essere un po' bravi, cioè non è che lanciano a caso, quando vedono che il giocatore è in posizione gli lanciano il volano, è un po', devono un pochettino essere istruiti. Ok, perfetto, ho parlato un sacco, sono le 10:02 e quindi io avrei finito. Ok, intanto guardo le domande. Allora, vediamo un po'. Silvestro, utilizzare i cinesini, provare a fare muovere i bambini fra di essi? Sì, certo, i cinesini, a parte che noi usiamo dei coni che non si facciano male, assolutamente. Piuttosto difficile, i giocatori devono già avere una tecnica piuttosto solida, certo, quello sì, Patrizia, infatti... Quello che sto dicendo dovete adattarlo nella scuola, ok? E ovviamente se lo sono, fai giocare a scuola badminton così, ma per me, per carità, posso anche colpire con la padella, però gli fai fare qualcosina. Ovvio che sei un club, devi cercare di andare a curare prima la tecnica. Cioè, prima di tutto quello che sto dicendo, gli esercizi, c'è la cura della tecnica maniacale nel badminton, come negli sport di racchetta, fatta di tante, tante ripetizioni, ok? Domanda sul movimento dei piedi dei clear. Dimmi, Marco, i piedi dei clear cosa fanno? Il giocatore, quello principiante, gioca frontale, il giocatore più bravo si mette di lato, praticamente i piedi più o meno, se vedi
formo una specie di L, adesso sto un po' enfatizzando, una specie di L, e quando poi si colpisce il piede posteriore passa a quello anteriore, c'è poi durante il colpo la trasformazione della posizione dei piedi, lo vedi Marco se metti il video, riprendi il video che ho fatto vedere dai clear, vai su YouTube e lo rivedete, ok? Le domande fatemele, potete utilizzare appunto, vedete in basso c'è scritto DR, domanda e risposta, perché le vedo meglio che in chat, perché se non in chat me le perdo, okay? Anche perché devo gestire tutto questo ambaradan qua. Stefano Zanini, aspetta, Stefano Zanini, se riesco a aprirti l'audio, ok, un attimo, tanto siamo 125 collegati, vi ringrazio. È un ottimo numero. Allora, Stefano, aspetta, ok, Stefano. Stefano, parla. Ti ho aperto l'audio, se ci sei. No, io. Ciao Fabio, mi senti? No, Sì. avevo fatto una domanda quasi all'inizio che era relativo all'accredito dei crediti formativi. Basta. Però probabilmente te la sei persa dietro tutte le Sì, me la sono persa, altre. Volevo sì. sapere se venivano riconosciuti in automatico o se bisognava fare la richiesta. I crediti valgono ogni seminario 0,10 crediti, molto poco perché non è un corso di badminton, però siccome sono tanti questi gli istanti di badminton che facciamo, questi webinar, ecco, ogni venerdì potete accumularli. E se siete registrati alla piattaforma della federazione come tecnici, vi vanno in automatico dentro, così dovrebbe essere, Stefano, se non sbaglio. Marco Stegani, sì Marco, ti ho abilitato l'audio, dimmi. Ciao. Sempre sul movimento dei piedi. Allora, se io gioco di destro, uso il piede sinistro come perno, giusto? Se tu sei destro, il peso del corpo lo appoggi su quello posteriore, quindi rimane il destro. Appoggi il peso del corpo sul piede posteriore, che è il destro, poi sì, il sinistro fa un po' da perno, però fa un po' da perno muovendosi poi indietro, però fa da perno, si fa da stampella. E Esatto. poi, e poi sì, esatto, sì, Ok. giusto. Allora, quello che ho notato io nella mia esperienza come istruttore è che mentre per i giovani è abbastanza automatico questo movimento, per i master è esattamente l'opposto, cioè usano il piede destro come perno. Ok. Per cui c'è E poi comunque uno spostamento del peso in avanti, però ridotto rispetto a usare l'altro piede come sì. perno. La mia domanda è questa. Rispetto al correggere tutto il resto, per cui con i master, correggere impugnatura, posizione, fatti mettersi paralleli al volano, eccetera, quanto è prioritario, correggere questo difetto? Ok. Ma allora, guarda, quando si parla di tecnica di badminton, si parla di tecnica di racchetta e tecnica di movimento, cioè di piedi, e vanno di pari passo, quindi dovrebbe essere tutte e due abbastanza corrette, però se vedi che la tecnica dei piedi non dà poi grandi problemi, anche se è differente, è ovvio, magari intanto non è che avranno delle ambizioni di vincere il campionato del mondo, i master, ecco, io mi concentrerei più sulla tecnica di racchetta, perché c'è gente comunque che gioca da fermo e si muove malissimo con i piedi, ma è talmente brava con la mano che vince poi con della gente molto più veloce, quindi poi chi ha la mano, come si dice nel badminton, alla fine fa la differenza. Poi ad alto livello, ovviamente, deve avere tutti. Quindi ecco, sì, mi concentrerei più sulla racchetta se non riescono a correggere i piedi, Marco. Grazie. Prego. Ok, io avrei finito. Se avete delle domande, Lorella mi dice di dove sei? Sono di Acqui Terme, Lorella, in provincia di Alessandria, e insegno anche a scuola, alle superiori. Va bene, se non ci sono altre domande, vi ringrazio. Ci vediamo venerdì prossimo e continuiamo sempre su questa strada. Grazie mille e fateci pubblicità nei gruppi che avete di scienze motorie, colleghi e via dicendo. Ciao a tutti e buona serata.